Cage System. Allora, il Cage System, ogni nota dell'acronimo indica un accordo. La C sta per Do, A sta per La, G sta per Sol, Mi sta per, E sta per Mi, B sta per Re. Quindi, se andiamo a vedere gli accordi nel Cage System, questo sarà il primo Do. Quindi, quando si parlerà di Do, prima posizione, la scala che ne deriverà fuori, l'accordo è questa posizione, e la scala sarà quella aperta. La tonica sarà quella che avremo sull'anulare, sul quinto tasto, quinta corda, terzo tasto, che significa che se noi, per esempio, volessimo suonare la scala di Re prima posizione, quindi posizione K di Cage, dovremmo spostare il Do in avanti, chiaramente con la barra, e a posto dell'anulare c'è il mignolo, e faremo sia l'accordo del Mi, in questo caso, nella posizione della C, D, e la scala sarebbe la stessa. Quindi questa è posizione C di Cage, posizione C dell'accordo Mi, posizione C dell'accordo Sol. Quindi ogni iniziale dell'acronimo Cage indica una posizione sia dell'accordo che della scala. Accordo di Do, posizione La, lo abbiamo qui. Dove la tonica è sul quinto, sulla quinta corda, terzo tasto. La scala chiaramente è la scala del Do, e la scala del Do in seconda posizione con la tonica sulla quinta corda, terzo tasto, e l'altra ottava sulla terza corda, quinto tasto. La scala. Potremmo anche fare la variazione di questo Fa al Fa qui, quindi la posizione G di Cage, la terza posizione, questo è il Sol, se vorremmo, quindi il Sol alla tonica sulla sesta corda, se vorremmo prendere il Sol, lo dobbiamo spostare sul Do, e sarebbe questo. Questo è l'accordo di Do nella terza posizione nel sistema Cage, quindi G. La scala la possiamo far partire dal mignolo. Sistema E, caged, quarta posizione, sarebbe la posizione del Mi maggiore, la spostiamo e va a finire sull'ottavo tasto, quindi diventerebbe Do, posizione E, quarta posizione,
E la scala sarebbe con il medio sulla sesta corda, ottavo tasto. La quinta posizione, la posizione D del cage, che sarebbe il D, il Re, la troviamo nella dodicesima posizione, quindi molto probabilmente questa posizione, e la scala può partire dalla quarta corda o dalla sesta. Partendo dalla quarta è dalla sesta ci aggiungiamo solamente e ridiventa come la quarta. Quindi è nel sistema cage C A G E D. Dobbiamo imparare le posizioni a memoria e le scale a memoria. Se vi posso dare un piccolo suggerimento per memorizzare specialmente le posizioni delle scale, una cosa molto importante che vi fa ricordare prima le scale è quale dito usare della mano sinistra. Nella scala della posizione C si usa la tonica, ce l'abbiamo sulla l'anulare della quinta corda. Nella posizione A, seconda posizione, la tonica ce l'abbiamo sulla quinta corda con il medio. Nella posizione terza, G, la tonica ce l'abbiamo sul minimo. Nella quarta posizione, posizione E, la tonica ce l'abbiamo sia con il medio e nell'ultima posizione la tonica ce l'abbiamo col medio sulla quarta corda. Cosa possiamo fare per memorizzare le cinque posizioni? Ricordiamo che la prima posizione abbiamo il medio, sta sulla sesta corda, abbiamo la seconda posizione, il mignolo sta sulla terza posizione, il medio poi sta ancora sulla quarta posizione e il medio sta sulla quinta posizione. L'anulare sta solo nella prima posizione. Quindi già questo ci facilita il dito di partenza, ci facilita la memorizzazione. Per esempio, se dovessimo prendere una prima posizione dell'accordo di Mi, quindi partiremmo da questa posizione, però avendo l'accordo Mi, prima posizione, avendo l'accordo Mi, Do, Do, diesis, Re, diesis, Mi, siamo costretti a mettere la barra. E quindi il mignolo sostituisce l'anulare, però la scala è sempre la stessa. D'accordo? Posizione di Sol, prima posizione, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, sostituiamo
sistema Cage ci serve per memorizzare sia gli accordi che le scale in maniera molto veloce. Esercitatevi molto lentamente con il metronomo.